Com'è possibile gestire al meglio una classe mista dove i ragazzi e le ragazze si trovano a effettuare esercizi con un certo contatto, insieme? Chiaramente ci sono degli accorgimenti da fare. Ci sono degli accorgimenti in diversi aspetti. Uno di quelli è l'aspetto comunicativo, nel senso che quando si spiega bisogna spiegare su diversi livelli, nel senso che il tipo di comunicazione deve essere adatta sia al pubblico maschile che al pubblico femminile. Gli uomini hanno bisogno di un certo tipo di comunicazione, le donne hanno bisogno di porre l'accento su altri aspetti della comunicazione, bisogna riuscire a intersecarli. Ma questo qualsiasi istruttore valido, cioè che abbia buona capacità di spiegare, sa farlo semplicemente perché conosce quali sono i parametri che servono all'allievo a seconda di quella che è la sua condizione in termini fisici, quindi se è giovane o se è anziano, a chiaramente quelle che sono le peculiarità legate al sesso e a quelle che sono le peculiarità legate al livello, per cui qualsiasi istruttore lavora su più piani. Questo è abbastanza normale, ovvio. Più si va avanti con l'esperienza, più si diventa bravi a interpretare questi diversi aspetti. Il secondo aspetto riguarda chiaramente la differenza di fisico. Quando parliamo di uomini e donne che lavorano insieme, c'è spesso una grossa sproporzione. Quello che si fa è lavorare nello stesso modo che se si avesse una sproporzione fisica in generale per sé, cioè ragazzo più piccolo che lavora con un ragazzo più grande, in termini di dimensioni, e nessun altro accorgimento. Uno lavora sulla precisione, l'altro lavora sulla potenza e sull'aggressività. Molto semplice. Chiaramente, poiché in una lezione si cambia spesso compagno, uno lavora diversi skill. In ultimo, ci sono chiaramente delle tecniche, delle situazioni, delle posizioni che possono risultare imbarazzanti sia per l'uomo che per la donna. Qua devi semplicemente avere un minimo di intelligenza, capire che cosa stai facendo, che cosa stai proponendo. Ovviamente, se non è possibile mettere le donne assieme, o alle volte perché le donne stesse non vogliono lavorare insieme perché vogliono sperimentare un certo grado di difficoltà o di controllo da parte dell'uomo, in termini di difesa chiaramente della tecnica, bisogna chiedere prima alle ragazze se per loro va bene e successivamente chiedere all'uomo se anche a lui va bene, perché non diamo per scontato che molti uomini può essere imbarazzante come per le donne.